Ciao ragazzi, dunque benvenuti in questo nuovo video. Juventus-Robur Siena finisce 2-2. L'ottava giornata di Serie C è amara, a mio avviso, per la Juventus. Non tanto per il pareggio in sé, perché secondo me Siena aveva e ha qualcosa in più della Juventus, anche solo come esperienza. Calcoliamo che comunque il Siena viene dall'anno scorso che ha perso la finale playoff, quindi comunque è una squadra strutturata per venire su. È incredibile, tra l'altro, per il momento il rullino di marcia della Robur Siena che ha fatto 5 partite e 5 punti, cioè 5 pareggi consecutivi, davvero, davvero incredibile come statistiche. Detto questo, che questa fa rosicare. Fa rosicare perché dopo 10 minuti di gioco, 10 minuti di gioco, la Juventus era in vantaggio 2-0, con la rete al quinto di Matheus Pereira e al nono di Mavididi. Mavididi. Mi dici che, ripeto, è il giocatore dell'Under 23 che più mi ha impressionato e che più punterei fossi la Juve anche per la prima squadra. Cioè, Mavidi, secondo me, potrebbe giocare già a buoni livelli perché è un giocatore di qualità subito, forte fisicamente. A me piace tantissimo e la porta la vede. La partita stava veramente, addirittura la Juventus aveva sfiorato anche il 3-0, stava veramente andando per il verso giusto finché Cianci, perché devo ricordarmi il nome del marcatore del Siena, Cianci ha fatto un tiro al 39esimo e ha trovato Del Favero, francamente, completamente in balia, cioè papera colossale e gol, e gol del 2-1. È chiaro che poi lì, prima della fine del primo tempo, la partita un po' cambia. Ha approfittato poi, sempre di una piccola incertezza difensiva e ancora di Del Favero, Aramo, all'inizio del secondo tempo, al 47esimo, la Juve poi si è risistemata ma non è riuscita più a trovare il gol, ha rischiato anche di perdere la partita. Ecco, io dico, se la Juve deve partire con l'Under 23, con qualsiasi squadra, bisogna partire sempre dal portiere. Del Favero, io non capisco come faccia ancora a giocare titolare in una squadra come la Juventus. In qualsiasi squadra. Non lo capivo quando era la primavera. Ha vinto un torneo di Viareggio e me lo ricordo bene. In finale fece due errori clamorosi, regalando due reti alla Gumina. Io dico, ma perché? Ma come? Perché puntano su sto ragazzo qua? Io non lo so. Io Del Favero gli avrei fatto fare il secondo nell'Under 23. Invece no. Continua a essere titolare e non è la prima volta che fa cavolate. Non è la prima volta. E stavolta sono costati 2 punti. Del Favero stavolta è costato 2 punti. Possiamo girarci quanto vogliamo, ma se Siena non segna, la partita non cambia. Il cambio della partita è dovuto da un errore grossolano, evidente, del portiere. Quindi io mi auguro che il mister capisca che forse è il caso di mettere il secondo in porta, perché ad esempio io vi dico una cosa, io guardo la primavera, io la guardo la primavera, quest'anno con Loria son più sereno ed è in teoria Loria era il secondo di Del Favero, però mi dà più sicurezza. Del Favero non me l'ha mai data e continua clamorosamente a sbagliare, cioè oggi ha fatto un errore grave. Oggi ha fatto un errore grave e la Juve ha buttato via 2 punti. 2 punti che, ripeto, mi fanno rosicare perché sarebbe stata una vittoria di prestigio e invece niente. E invece niente. Pareggio così. Va bene, l'obiettivo deve essere la salvezza. Ok, il Siena non era la squadra che dovevamo battere. Era più pesante la sconfitta con l'Arzachena che questo pareggio con la Robur Siena. La prossima è una partita da vincere anche se fuori casa. Speriamo che sia la volta buona di avere una vittoria fuori casa, visto che giochiamo a Lucca contro la Lucchese Libertas, se sarà una partita difficile anche quella. Però mi auguro, ecco, che cambi qualcosa, soprattutto in porta, perché oggettivamente gol come quello di oggi fa arrabbiare e sono punti veramente buttati. Ragazzi, chiudo qua il mio video. Dunque, Juventus Robur Siena termina 2-2, me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!